Quirinale Palmese è sbarcato a Viareggio. Una delegazione di 30 rappresentanti, capeggiata dal sindaco Vincenzo Carbone, è stata ospite per 2 giorni a fine gennaio dell'ente fondazione del Carnevale di Viareggio. Nella località della Versilia si sono mescolate idee e proposte per arricchire di elementi appassionanti e pirotecnici lo svolgimento, programmato per la giornata del 26 febbraio, del Carnevale dell'Agro, cui prendono parte anche le quadrille di Palma Campania, insieme ai carri allegorici dei comuni di San Valentino, Torio, Sarno, Striano e San Marzano. A Viareggio la delegazione palmese ha soggiornato presso l'Hotel Principe di Piemonte. Nella giornata di domenica 31 gennaio poi si è svolta nella sala conferenze l'incontro tra gli esponenti delle fondazioni del Carnevale. L'occasione è stata propizia anche per far posare assieme i vestiti tipici del Carnevale palmese con Burlamacco, storica maschera del Carnevale di Viareggio. Al Teatro Parrocchiale di Carbonara di Nola si è tenuta la manifestazione Parole e Musica per l'Unità d'Italia, inserita nel contesto degli appuntamenti organizzati dai comuni di Palma Campania, Carbonara di Nola e San Gennaro Vesuviano per celebrare la ricorrenza dei 150 anni dalla nascita della bandiera tricolore. Per l'occasione è stata allestita presso la sala consiliare in via del Parco una mostra didattico-fotografica dal titolo Un percorso nel risorgimento. Hanno preso parte alla manifestazione in parrocchia i componenti della commissione coordinati dal professor Pasquale Gerardo Santella. L'evento in quel di Carbonara è stato organizzato da Adolfo Carrella, Pietro Damiano, Vittorio di Genova, appartenenti alla commissione intercomunale di Carbonara di Nola, ed in particolare dalla responsabile Rosa Casalino, che ha organizzato il percorso letterario e musicale e la regia. La performance si è aperta con l'inno nazionale di Goffredo Mameli, eseguito dal coro Speranza, coordinato dal maestro Michele Bonfiglio, a cui il pubblico ha partecipato con sentito entusiasmo. L'insegnante Eleonora Piccolo ha discusso sui punti focali che hanno portato all'unità del nostro paese ed è stato particolarmente significativo l'arrivo del tricolore portato dal fondo della sala sul palco. Gabriella Maiello, con la sua maestria ed emozionalità, ha letto alcuni brani come quelli tratti dalle ultime lettere di Jacopo Ortis, di Ugo Foscolo, dall'Ode Marzo 1821 di Alessandro Manzoni ed altri testi, accompagnati dalle note di sottofondo del maestro Bonfiglio. Al termine della manifestazione è stato ripetuto l'inno nazionale, al quale ha partecipato vivamente anche il pubblico, e ci sono stati vari ringraziamenti da parte del sindaco Anna Carmela Rainone, alle persone che hanno consentito la celebrazione dell'evento. Alla fine gli organizzatori hanno offerto un piccolo buffet per gli invitati.